Eccoci, è una giornata veramente tesissima e del resto vi abbiamo lasciato ieri sera, se ve lo ricordate, con l'ultimissima notizia del giornale, la clamorosa denuncia di Di Maio. Qualcuno ha manomesso il testo del decreto fiscale che era uscito diverso dal Consiglio dei Ministri ed è arrivato al Quirinale appunto con pesanti cambiamenti. Siccome poi dal Quirinale si era detto che non era arrivato alcun testo, il giallo si è infittito, ma si è poi rivelato qualcos'altro, un aperto braccio di ferro tra le due forze contraenti dell'accordo di governo, i 5 Stelle e la Lega. La Lega vuole quel provvedimento a pace fiscale, insomma il condono, i 5 Stelle vogliono evitare che abbia quelle dimensioni e quei connotati che sono indigeribili sicuramente per una buona parte dell'elettorato grillino. E allora ne è nato uno scontro aperto con i 5 Stelle e il Premier Conte, che dicono sabato facciamo il Consiglio dei Ministri e cambiamo quel testo, e Salvini che dice io quando faccio gli accordi li rispetto, non si tocca niente e sabato non vado a nessun consiglio dei ministri. Come si vede una frattura evidente, tant'è che lo stesso Di Maio a dire che lo spread aumenta e sale molto proprio perché pensano che siamo divisi. Lo spread in effetti è cresciuto fino a 325, i massimi da 5 anni e mezzo a questa parte. C'era ancora il governo Monti, tanto per intenderci. Ma poi c'è la sanzione che arriva non a caso proprio oggi da parte dell'Europa, che boccia la manovra dicendo che ci sono in essa deviazioni che non hanno precedenti nella storia. Questo rende ancora più difficile il compito di Conte, che si è trovato molto isolato nel vertice di Bruxelles. In tanti, compreso il premier austriaco Kurz, hanno detto non si può coprire una manovra che è demagogica e populista, parole che sono suonate come un colpo d'incontro senza che fosse prevedibile da parte di chi veniva considerato un'alleanza nella sfida europea contro i vincoli di Bruxelles. Una situazione quindi tesa e difficile che racconteremo in tutti i suoi aspetti, ma ci sono molti altri fatti, ad esempio il duro atto d'accusa di Ilaria Cucchi nei confronti del comandante in capo dell'arma e dei carabinieri Nistri, che a suo dire avrebbe attaccato coloro che hanno deciso di rompere dall'interno dell'arma il muro di omertà sulla sorte di suo fratello e su perché e come è stato portato alla morte. E la ministra della difesa, Trenta, che era presente al colloquio e che ha detto che assolutamente non è vero quello che racconta Ilaria Cucchi. Ma vedremo anche che su Genova ci sono novità, gli sfollati che possono tornare alle loro abitazioni, un nuovo scontro tra Toninelli e le opposizioni in aula alla Camera e il giallo della vicenda che ben sappiamo che sta scuotendo gli equilibri diplomatici ed economici mondiali, la vicenda dell'uccisione all'interno del consolato saudita di Istanbul del giornalista Khashoggi. Anche oggi un atto formale forte, Mnuchin, il ministro dell'economia, il segretario al tesoro americano, è che lascia un vertice proprio con i sauditi. 30 secondi i titoli. È scontro aperto nel governo, giallo sulle modifiche all'articolo 9 della manovra dedicato al condono, mette a dura prova la tenuta dell'esecutivo. Ho firmato un contratto con Di Maio e con gli italiani, mantengo la parola, dice Salvini, declinando l'invito a un nuovo consiglio dei ministri per correggere l'articolo. Da Bruxelles Conte replica, sono il premier, lo convocherò per sabato. Una crisi di governo sarebbe da irresponsabili. Dura e più del previsto la bocciatura dell'Unione Europea della manovra italiana, certificata dalla lettera consegnata dal commissario agli affari economici Pierre Moscovici nelle mani del ministro Tria. Deviazione significativa da taglio del deficit strutturale senza precedenti nella storia del patto di stabilità, si legge nel documento. A Bruxelles il premier Conte sembra rimanere isolato dagli altri leader europei.
Le polemiche e il giallo sul documento di economia e finanza arrivano puntuali su mercati, accompagnati dalle forti perplessità certificate dalla lettera dell'Unione Europea. Piazza Affari perde quasi il 2%, ma come vedremo succede a tutte le borse. In questo momento Wall Street sta andando pure peggio. Lo spread però, dopo aver toccato 330 punti, chiude a 325, il valore peggiore degli ultimi 5 anni, ovvero dai tempi del governo di Monti. È perché credono che siamo divisi, il commento di Di Maio. Duro attacco di Ilaria Cucchi dopo l'incontro con il comandante dell'arma dei carabinieri, il generale Nistri. Mi sarei aspettato, non dico le scuse, ma sicuramente non uno sproloquio. Vuole colpire i carabinieri che hanno deciso di raccontare la verità sulla morte di Stefano. La ministra della difesa, Trenta, presente all'incontro, replica: è falso, nessuno sproloquio e nessun pregiudizio punitivo. Sarei intervenuta in quel caso. PD e Forza Italia vi hanno rubato il futuro. Si rivolge così il ministro delle infrastrutture Toninelli ai giovani delle scuole, spettatori dal palco del Question Time al Senato sull'emergenza a Genova. Le parole del ministro scatenano la dura reazione delle opposizioni. Intanto a Genova questa mattina i primi rientri degli sfollati del Ponte Morandi. 24 le famiglie tornate alle proprie abitazioni, ciascuna 2 ore di tempo e 50 scatoloni per portare via quante più cose possibile. Buonasera, era proprio l'ultima notizia del telegiornale di ieri, l'ultima ora dopo la pubblicità, prima di dare la linea a 8:30. Di Maio aveva detto, era arrivato in quel momento la notizia, che c'era stata una manomissione del decreto fiscale, del testo del decreto fiscale che era uscito dal Consiglio dei Ministri. Era arrivato al Quirinale la denuncia di Di Maio, profondamente manomesso in termini inaccettabili per il Movimento 5 Stelle. Quella affermazione, poi corretta perché al Quirinale non è arrivato nessun testo ufficiale di quel decreto, ha dato il via però a una gragnuola di reazioni, di tentativi di ricostruzione, di retroscena, di polemiche. E si scopre la sostanza. E la sostanza qual è? Che c'è una visione diversa tra 5 Stelle e Lega su quel provvedimento, sul condono, tanto per chiamarlo col suo nome. Per me cosa fatta, capo A, quando prendo un impegno con Di Maio, con gli italiani, lo mantengo. Non ci sono complotti, scie chimiche o invasioni di alieni. Quando firmo un contratto con Di Maio o con gli italiani, lo mantengo, la pace fiscale non si tocca. Sono queste parole, sarcasmo compreso, di Matteo Salvini a metà pomeriggio, a far capire che stavolta no, lo scontro fra la metà gialla e quella verde del governo Conte non sarà coperto, negato e neppure velato. Stroncate le voci fatte girare da fonti 5 Stelle di un nuovo Consiglio dei Ministri domani per rivedere l'articolo 9 dedicato al condono, secondo Di Maio, manipolato da una manina non meglio identificata. Il vice premier e leader della Lega dichiara apertamente: il suo non ci sto. Sarò in Trentino per la campagna elettorale, dichiara. E le parole di Conte da Bruxelles danno la temperatura dell'escalation. Convocherò il Consiglio dei Ministri per sabato, dice. Il Presidente del Consiglio sono io, decido io che si svolga e quindi ho già detto che verificherò i testi, li riporterò in Consiglio dei Ministri. Diciamo che se nascesse una crisi da questa vicenda non dimostreremmo né passione, né senso di responsabilità, né lungimiranza. Sia pure per esorcizzarla la parola crisi è pronunciata, prodo tesissimo al di là dello stile felpato di un conflitto aperto da Di Maio ieri sera durante la registrazione di Porta a Porta, quando aveva rivelato di essere pronto a denunciare alla Procura la manipolazione del decreto fiscale varato dal Consiglio dei Ministri di lunedì sera nella parte relativa al condono. Una manina infedele avrebbe a suo avviso reinserito la depenalizzazione dei reati connessi all'evasione e l'estensione a chi abbia entro una certa soglia beni immobiliari o denari all'estero. Inaccettabile per i 5 Stelle, già in subuglio per TAP, Genova, Terzo Valico, dopo Ilva. Scivolosissima la vigilia della 2 giorni del Circo Massimo Italia 5 Stelle. Di qui la decisione ponderata di alzare il tiro in TV, ben preparata, con titoli e cartelli. Il decreto inviato al Quirinale è diverso da quello concordato, la dichiarazione di Di Maio, smontata in diretta, tuttavia, da una precisazione del Colle. Non abbiamo ricevuto alcun decreto tale da costringere Di Maio a modificare i suoi
suoi piani di attacco. Non più denuncia in procura, ma stralcio dell'articolo 9, ha detto. Nella tarda serata di ieri arrivava anche la prima reazione della Lega, mix di incredulità e sorriso. Siamo gente seria e non sappiamo nulla di decreti truccati. Stiamo lavorando notte e giorno su tasse, Fornero ed Equitalia. Mentre lo staff di Conte sottolineava, con malizia all'indirizzo di Mattarella, che il Quirinale il decreto lo aveva ricevuto, sia pure informalmente. Si era chiuso così il primo atto e la giornata di ieri. Il sipario di oggi si è aperto ancora sulle reazioni della Lega. Siamo caduti dalle nuvole, il testo è la traduzione dell'accordo politico. Come si fa a non depenalizzare la pace fiscale? Chi si denuncerebbe al fisco rischiando un contenzioso penale, commentavano i molti leghisti a Montecitorio. E che dovremmo dire noi del condono edilizio a Ischia, è solo lì inserito nel decreto Genova. Speriamo che finisca con una risata, sospiravano. Ma è impossibile il finale in commedia, almeno per oggi, almeno fino a lunedì, post festa pentastellata, presentata oggi da Di Maio, deciso a difendere la sua versione. Ho verbalizzato io il Consiglio dei Ministri, so come era scritto il decreto fiscale, ha fatto sapere. Quello che ho visto dopo era diverso. Deciso anche, tuttavia, a smentire di avercela con Giancarlo Giorgetti, potente sottosegretario leghista da giorni nel mirino dei 5 Stelle. Giorgetti non c'era, ha rivelato, con conferma dell'interessato. Non c'ero, non ne so nulla del decreto, la versione di Giorgetti al nostro TG. Ma allora chi era nel mirino di Di Maio? Tria, i tecnici nei sussurri di palazzo. Tria non si tocca la reazione leghista, il condono non si tocca. Al di là di tutto quello che è stato detto ieri sul testo, adesso il tema è politico e per me, se il tema è politico, ha bisogno di un chiarimento politico. Quindi la sede giusta è il Consiglio dei Ministri, ma possiamo fare anche un vertice prima. Mentre Salvini poco fa ammorbidiva i toni, ma solo un po', dureremo 5 anni, ha detto, guai a far la parte di chi vuole strappare. Come vedete, quando si parla di chiarimento politico, la situazione ovviamente è seria. Qui non si tratta di malizie delle opposizioni o della stampa avversa. Lo scontro è aperto, in campo, e si capisce benissimo anche su che cosa. Peraltro nello stesso giorno in cui l'Europa boccia con chiarezza, con durezza, con parole che non ammettono repliche, la manovra italiana. Le facce sono scurissime, ripetere continuamente la parola dialogo non aiuta. Nel salone del Ministero dell'Economia, in conferenza stampa davanti ai giornalisti, la tensione sui volti di Giovanni Tria e Pierre Moscovici è evidente. La lettera appena consegnata dal commissario europeo al ministro italiano è del resto durissima e parla di una deviazione senza precedenti nella storia del patto di stabilità. Bruxelles si aspetta una risposta a stretto giro non oltre mezzogiorno del 22 ottobre. Sono venuto a fare 3 domande, dice Moscovici. Come il governo finanzierà le spese annunciate, chi pagherà la fattura e ho chiesto spiegazioni sulla strategia di riduzione del debito che rimane una priorità per l'Italia. Poi ci sono anche le conseguenze giuridiche, Roma ha preso degli impegni su deficit e debito e noi prenderemo decisioni a partire dalla risposta a queste domande. Nessuna decisione è stata ancora presa, ci tengo a sottolinearlo. Ci sono disaccordi in questo periodo ma dobbiamo restare in un clima sereno, non c'è nessun accanimento nei confronti dell'Italia che viene trattata esattamente come gli altri paesi, senza retropensieri né discriminazioni. Amiamo l'Italia, paese fondatore e motore dell'Europa, ma la Commissione è come un arbitro e capisco che gli arbitri non sono popolari, ma devono far rispettare le regole del gioco. Dobbiamo essere precisi e meticolosi, totalmente obiettivi e neutrali, ripete il commissario europeo. A chi evoca il rischio di inasprimento dei toni, sia Tria che Moscovici, sottolineano come a livello ministeriale il dialogo sia costruttivo. Riteniamo di dover approfondire le spiegazioni partendo da valutazioni diverse, far conoscere meglio le riforme che porteremo avanti, dice il ministro dell'economia facendo trapelare fermezza su quanto deciso dal governo e scritto nero su bianco nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza inviato a Bruxelles. E questa lettera è il preludio a uno showdown molto vicino. Secondo quanto scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la più prestigiosa delle testate tedesche nella sua edizione online, la Commissione europea affronterà la decisione definitiva sulla manovra italiana già martedì prossimo, nel corso della seduta prevista a Strasburgo. Secondo la FAZ, cioè l'acronimo della Frankfurter Allgemeine, se l'Italia non dovesse fare marcia indietro entro lunedì, la Commissione respingerebbe la proposta di bilancio.
Ma tutto questo lo si è capito anche dal clima che si respirava al vertice di Bruxelles. Per carità, non abbia male, però dire che la situazione sta precipitando per questa lettera mi sembra un po' una valutazione eccessiva. Non l'ho ancora letta, ma mi aspetto che ci sia la seria preoccupazione, ma sarebbe è normale che arrivi. Noi avremo la possibilità di replicare sino a lunedì. È un Giuseppe Conte teso quello che si presenta in sala stampa al Palazzo del Consiglio europeo. La lettera che la Commissione ha mandato forse in fondo è arrivata inaspettata. Il Presidente del Consiglio era arrivato qui ostentando sicurezza. Quando spiegheremo la manovra, aveva detto, vedrete che la capiranno. Ma invece il governo italiano si è trovato di fronte a un atteggiamento della Commissione disponibile nella forma ma anche fermo nella sostanza. È stato il Presidente della Commissione Juncker in conferenza stampa a chiarire il metodo e il senso del richiamo all'Italia. Non ne abbiamo discusso in Consiglio perché non era il luogo adatto, ma all'Italia abbiamo concesso tutta la flessibilità possibile negli anni scorsi, 30 miliardi. Ma l'atteggiamento più duro è venuto dalle dichiarazioni dei leader europei. Più pacata come sempre la Merkel che ha risposto a Conte, è un tema che spetta alla Commissione. Durissimo il cancelliere austriaco Kurz, per quanto a capo di un governo che l'Italia forse annoverava tra gli amici. Non abbiamo nessuna comprensione per la proposta di bilancio italiano, non pagheremo certo le promesse elettorali dei populisti. Così in conferenza stampa Conte cerca di calmare le acque. L'Italia deve crescere, l'Italia gode di buona salute, mi rendo perfettamente conto che c'è tensione nei mercati, ma i fondamentali dell'economia sono saldi. Non sarà poi l'Italia l'unico paese destinatario di un richiamo, è una prassi. E poi aggiunge, auspichiamo l'avvio di un percorso che ci vede seriamente disponibili al dialogo. Insomma, l'offensiva diplomatica che Conte aveva promesso per spiegare e far accettare la manovra alla Commissione europea non sembra aver avuto successo. Il Presidente del Consiglio si è trovato di fronte a un'Europa compatta nel bocciare la manovra. E a chiudere il cerchio è arrivato anche lo spread in salita molto forte, anzi è arrivato ai livelli di 5 anni e mezzo fa, quando si concludeva la parabola del governo Monti, una situazione che ben ricordiamo. E oggi perché? Per tutto quello che è accaduto, per tutto quello che vi abbiamo appena raccontato. Fiammata, innalzamento, impennata, la si può chiamare come vuole, ma oggi la tempesta perfetta tra i cieli di Bruxelles e Roma ha portato lo spread, il differenziale tra il rendimento dei nostri buoni del tesoro decennali e i tedeschi, a chiudere al massimo da 5 anni e mezzo, quasi 325 punti per un rendimento dei BTP decennali al 3,67%, un numero che si avvicina pericolosamente alla profezia di Goldman Sachs, ripresa dal Financial Times, che in occasione della diffusione della manovra stimò una salita del tasso di interesse dei bond decennali italiani al 4,6% per quest'anno. Spread più alto, uguale maggiori costi per vendere il debito italiano alle prossime aste. Spread più alto uguale costi più alti per le imprese italiane che per pagare gli investimenti emettono obbligazioni. I colpevoli, i responsabili o se preferite la forma neutra, le cause di questa impennata vanno trovate certamente nel braccio di ferro tra il governo Di Maio e Salvini e la Commissione europea. Le reazioni i mercati le scontavano da tempo, ma oggi alcune vicende le hanno rinvigorite. Le parole di Juncker, bassa flessibilità all'Italia, la trasferta romana di Moscovici da postino fustigatore, ma soprattutto le parole di Draghi al summit europeo. Sfidare le regole europee non porta a una maggiore prosperità, ma comporterà un alto prezzo per tutti, può causare un inasprimento delle condizioni del settore finanziario, danneggiando la crescita. Così avrebbe detto il presidente della BCE secondo una ricostruzione di Bloomberg. Parole pesanti che hanno avuto ripercussioni anche sulle prime ore di contrattazione a Wall Street, che già girava storta dopo la notizia che il segretario del tesoro americano Mnuchin avrebbe disertato il summit economico saudita per protestare contro l'uccisione del giornalista Khashoggi. La seduta odierna lascia sul terreno un rosso vivo sui mercati europei, con Piazza Affari peggiore e ancora una volta a rimetterci sono le banche che detengono buona parte dei nostri BTP. Intesa ha chiuso a meno 3,30, Unicredit a meno 3,40. Domani potrebbe essere un venerdì di passione, con gli analisti intenti a decifrare le reazioni governative e financo la tenuta dell'esecutivo alla batosta della Commissione. Poi partirà il conto alla rovescia in attesa della scadenza, dell'ultimatum per la risposta lunedì a mezzogiorno a mercati pericolosamente aperti. Parliamo di Genova perché oggi è stata una giornata con qualche schiarita per una parte degli sfollati e per le notizie sugli stanziamenti.
Il decreto Genova porta altri 120 milioni di euro alle città in crisi dallo scorso 14 agosto, giorno del crollo del Ponte Morandi. Gli emendamenti presentati dal governo a favore delle imprese e del reddito dei lavoratori danneggiati prevedono 80 milioni, a cui si aggiungono altri 40 previsti dalla legge di stabilità. A riferirlo è stato il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi, che ha spiegato che dei 120 milioni, 30 saranno per la cassa integrazione in deroga, che avrà durata di un anno e potrà essere retroattiva dallo scorso agosto. Nella zona rossa, attorno al viadotto sul Polcevera, ci sono infatti diverse aziende in crisi. Alle imprese ed ai liberi professionisti di questo perimetro che hanno subito un decremento del fatturato sarà riconosciuta a domanda una somma fino al 100% del predetto decremento e nel limite massimo di 200.000 euro. Sull'argine del torrente Polcevera proseguono intanto i lavori di demolizione di quel che resta della Pila 9. Il commissario per la ricostruzione Bucci deve limare ancora qualche parte del decreto. Con modifiche che faciliteranno la vita al commissario e al team per arrivare in maniera breve ad avere qualcuno che cominci a lavorare sulla demolizione del ponte e sulla ricostruzione e per far sì che veramente noi possiamo festeggiare il nuovo ponte a Natale del 2019. Intanto oggi, a 66 giorni dal crollo del Ponte Morandi, il primo gruppo di sfollati ha potuto fare rientro nelle case abbandonate. 2 ore di tempo a famiglia per un massimo di 2 persone, aiutate da 3 vigili del fuoco per recuperare effetti personali. Se i sensori sul viadotto non riveleranno criticità nelle prossime settimane, forse le oltre 250 famiglie potrebbero rientrare nuovamente. Sviluppi anche sull'inchiesta. In Procura Genova stamattina è stata depositata una lista di nomi, 40 persone in tutto, tra dirigenti e tecnici di Autostrade, Spea ed ANAS, che si occuparono a vario titolo del Ponte Morandi tra il 1992 ed il 2012. Toccherà ai PM individuare da questi nomi ulteriori indagati. E visto che abbiamo parlato di Genova, vediamo un altro scontro politico che ha avuto per protagonista proprio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli. Question time a Palazzo Madama, ancora occasione per uno scontro plateale tra maggioranza e opposizione. Danilo Toninelli prende la parola dopo gli interventi duri di PD e Forza Italia sull'emergenza Genova e sul terzo valico e dopo che Roberto Calderoli, che presiede la seduta, ha annunciato la presenza in tribuna di un gruppo di studenti e insegnanti. Circostanza che il ministro per le infrastrutture coglie al balzo per un attacco alle opposizioni, scatenando la bagarre. Essere criticato da esponenti del Partito Democratico, di Forza Italia, che con i loro governi hanno rubato il futuro a quei ragazzi che sono su questi spalti, rovinando questo paese, mi riempie di grande orgoglio. Ministro. I senatori democratici espongono cartelli con la scritta «Toninelli esce dal tunnel», riferimento alla gaffa di qualche giorno fa del ministro 5 Stelle sul tunnel del Brennero, che aveva dato per già esistente. Comprendo lo stato di nervosismo, se non di panico, di chi ha gestito il paese in questi ultimi 5 anni. Questi signori hanno regalato la cosa pubblica ai prenditori di Stato, replica Toninelli. La senatrice Dem Roberta Pinotti lascia l'aula con sdegno. Tra i banchi del PD, sorrisi ironici per Toninelli, che replica infiammando di nuovo il clima. A chi ride vorrei ricordare che stiamo parlando di Genova e delle 43 vittime. Alla faccia del rispetto delle famiglie delle vittime. Dice Malpezzi, vuole sedersi? Lei non ha l'esclusività del dibattito qua dentro. Matteo Renzi affida la sua risposta a una diretta Facebook. Essere in Senato ad ascoltare Toninelli richiede uno sforzo culturale. È stato arrogante rispondendo sulle questioni legate a Genova. Vorrei ricordare che il ministro ha detto che il suo partito aveva giudicato che il ponte cadesse una favoletta. Questo è quello che è successo in Parlamento. Ma ieri c'è stato un incontro istituzionale, o quasi, che doveva essere riparatore, sicuramente conciliatore. C'erano nella stessa stanza la ministra della difesa Trenta, il comandante dell'arma dei carabinieri e Ilaria Cucchi. È andata molto diversamente.
L'affondo di Ilaria Cucchi, la difesa del ministro. Il giorno dopo l'incontro al Ministero della Difesa, la polemica tra la famiglia Cucchi e i vertici dell'Arma dei Carabinieri si è riaccesa. Sono state le parole della sorella di Stefano Cucchi, il giovane morto 9 anni fa a seguito del pestaggio subito in una caserma dei Carabinieri, a riaprire lo scontro. Dal generale Nistri, ha detto oggi Ilaria Cucchi nel corso di una conferenza stampa nella sede della stampa estera, mi sarei aspettata, non dico delle scuse, ma certo non 45 minuti di sproloquio contro gli unici 3 pubblici ufficiali che hanno deciso di rompere il muro di omertà. Parole dure alle quali ha subito replicato non il diretto interessato, il comandante generale dell'Arma, ma Elisabetta Trenta, ministro della difesa, che era presente al colloquio di ieri, aveva promosso l'incontro proprio allo scopo di segnare in qualche modo una soluzione di continuità con il passato. Il comandante dell'Arma dei Carabinieri, generale Nistri, ha scritto poco fa il ministro in un post su Facebook, non ha portato avanti alcuno sproloquio e non ha manifestato nei confronti di nessuno pregiudizi punitivi. Ero presente, se lo avesse fatto sarei intervenuta, ha proseguito la Trenta. Semplicemente ha rimarcato l'obbligo per tutti i gradi al rispetto delle regole, il che rientra nelle sue prerogative di comandante. Intanto per Francesco Tedesco e per i 2 colleghi da lui chiamati in causa in aula, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, coinvolti nel pestaggio e attualmente sotto processo, si va verso la sospensione precauzionale dall'impiego. A livello internazionale è sempre in primissimo piano la vicenda del giornalista saudita ucciso. È sicuro che sia così. È fatto a pezzi all'interno del consolato dell'Arabia Saudita di Istanbul, in Turchia. È una vicenda che sta provocando reazioni a catena sempre più forti, con un grande imbarazzo da parte della corona saudita, perché è successo quello che nessuno può giustificare e nessuno può far finta di non vedere. Adesso si cerca la prova, quella che purtroppo è l'unica prova possibile di quello che è accaduto. Si cerca il corpo di Jamal Khashoggi nei parchi intorno a Istanbul ed in un terreno nella provincia di Yalova, circa 100 chilometri dalla città nella quale lo scorso 2 ottobre il giornalista dissidente è scomparso entrando nel consolato dell'Arabia Saudita per non uscirne mai più. Dunque potrebbe esserci una prova tangibile della sua morte, oltre ai terribili 7 minuti ufficialmente registrati dall'Apple Watch del giornalista, nel quale, secondo le autorità turche e la stampa che ha potuto ascoltarli, c'è il racconto dell'efferato omicidio nell'ufficio del console Mohammed al-Otaibi, già ripartito per l'Arabia mentre i funzionari turchi sono entrati a perlustrare la sua residenza. Si ascolterebbero le voci di un gruppo di specialisti arrivati da Riyadh e ripartiti in giornata, peraltro tenuti sotto osservazione dai servizi turchi passo dopo passo, tra i quali Namer Abdulaziz Mutreb, che ha viaggiato diverse volte all'estero come guardia del corpo del principe ereditario Mohammed bin Sultan, e Mashal Saad al-Bostani, tenente della Saudi Royal Air Force, sempre secondo i turchi già morto in un incidente ritenuto sospetto. Proprio Bin Sultan rimane il principale indiziato di essere il mandante dell'operazione, tuttavia al momento mancano le prove necessarie per collegare l'omicidio ai vertici della Casa Reale, come sottolinea per primo il presidente americano Donald Trump. L'Arabia è il principale alleato degli Stati Uniti nel mondo arabo, la famiglia di Trump ha rapporti d'affari personali con quella saudita, dunque la Casa Bianca prova a prendere tempo prima di doversi schierare su di una vicenda tanto scabrosa e chiede ancora alcuni giorni per far completare le indagini alle autorità turche, 72 ore secondo il ministro degli esteri Pompeo. Nel frattempo il ministro del tesoro americano Steve Mnuchin è l'ultimo dei grandi finanzieri e uomini d'affari a boicottare il vertice voluto proprio da Bin Sultan per attirare investimenti nel regno, mentre il Washington Post, del quale Khashoggi era un editorialista, oggi ha pubblicato il suo ultimo articolo. Il pezzo era arrivato al giornale il giorno dopo la sua morte, ma il Post non ha voluto renderlo pubblico se non dopo aver perso ogni speranza di rivederlo. Khashoggi se n'è andato lasciando una colonna dal titolo profetico: quello di cui il mondo arabo ha più bisogno è la libertà di espressione. Vi devo aggiornare su un'altra vicenda che riguarda ponti, autostrade e il Ministero delle Infrastrutture, perché la concessionaria Strada dei Parchi, la concessionaria dell'autostrada tra Roma e l'Abruzzo, ha esteso le limitazioni di traffico ai mezzi pesanti dell'ordinanza dello scorso anno a tutti gli 87 viadotti ispezionati dal Ministero delle Infrastrutture sulle autostrade, la A24 e la A25. Lo fa sapere la stessa società che gestisce quelle
autostrade, che finora aveva adottato il provvedimento solo per gli 8 viadotti più vecchi come costruzione. Si tratta del divieto di sosta dei mezzi pesanti nelle aree d'emergenza e l'obbligo di mantenere una distanza di 100 metri tra un mezzo pesante e l'altro. È chiaro che quella strage terribile alla vigilia di Ferragosto ora implica e comporta una sorveglianza più stretta sulle strutture che sono state fatte tutte decine di anni fa. Dopo di noi, a 8:30, Lilli Gruber ospita Massimo Cacciari, Franco Bechis e Massimo Giannini. Poi tanti ospiti importanti a Piazza Pulita, che tornerà anche una settimana dopo aver portato all'evidenza la vicenda di Lodi su quella situazione. Ma ci sono anche Nicola Zingaretti, Manlio Di Stefano, Federico Rampini e Antonio Padellaro tra gli ospiti di Corrado Formigli. Noi ci fermiamo. E anche oggi, come ieri sera, il colpo di scena dell'ultima ora. La Lega è compatta sulla linea del suo segretario. Se Matteo Salvini, come ha detto, non parteciperà sabato al Consiglio dei Ministri annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nessuno dei ministri leghisti sarà alla riunione. E questa la linea che, a quanto apprende e divulga l'agenzia ANSA, gli esponenti governativi del partito di Salvini sono decisi a tenere. Il braccio di ferro continua. Vi dico ancora che Wall Street è in deciso ribasso. Il Dow Jones perde l'1,41%, il Nasdaq il 2,07%. È tutto, Gruber. Poi Salvini, ci vediamo. No, Salvini no, Formigli. Ci vediamo domani sera. Buonasera.